Ciao ragazze, oggi è il settimo appuntamento con i prodotti più usati della settimana. Come sempre saluto tutte le altre ragazze che realizzano questo video, a partire da Elisa Glamourcoma, che è Nelly Beatrice. Trovate i link di tutti i canali giù nell'info box. Per quanto riguarda i prodotti della settimana, i prodotti di base sono sempre gli stessi perché mi sto concentrando sul loro utilizzo per finire. Per cui il mascara è sempre il VAM di Pupa. Il fondotinta è sempre il Flat Perfection di Neve Cosmetics e il primer occhi è sempre l'eyeshadow primer potion della Urban Decay. L'unica novità è questo correttore per la zona del contorno occhi della Relasteel che ho acquistato in farmacia proprio da circa una settimana e con il quale mi trovo molto bene. È un prodotto che fa parte della linea Camouflage uscita da poco sul mercato da parte di Relasteel, un marchio che mi è stato consigliato per la skincare quotidiana dalla mia dermatologa e con il quale mi trovo molto bene. Questa linea Camouflage comprende, oltre a questo correttore, anche un correttore per le macchie e uno per i rossori, più vari fondotinta liquidi che io non ho ancora provato ma mi sembrano molto validi testandoli così sulla mano in farmacia. Adesso passiamo ai prodotti per occhi. Come palette ho utilizzato quasi sempre queste due, la Naked 3 e la Pupa Prima, delle quali non voglio spendere più alcuna parola perché comunque l'avete già vista la settimana scorsa, sapete che mi trovo bene e le utilizzo quotidianamente. L'unica alternativa a queste due è stata la Smoked, con la quale ho realizzato proprio qualche giorno fa un bello smoky grigio con questa cialda che vi mostro, che è Mushroom, questo bel grigio, utilizzando poi nella piega Barlast per stemperare un pochino tutto il grigio, diciamo, della prima cialda. Sono stata piuttosto bassa come sfumatura in modo da realizzare uno smoky un po' più discreto e portabile durante il giorno. Per delineare la rima ciliare ho utilizzato la solita Perversion che conoscete già. Passiamo adesso ai rossetti. Devo dire che ne ho utilizzati pochi, essenzialmente tre di MAC che vado subito a mostrarvi nel dettaglio. Il primo che ho utilizzato questa settimana è Please Me di MAC, in abbinamento con uno smoky viola realizzato con la Pupa Princess. Abbinato invece allo smoky grigio realizzato con la Smoked, ho utilizzato Snob, sempre di MAC, picchiettandolo sulle labbra dopo averlo idratato a fondo con la Kiko Night Balm. Il terzo rossetto MAC indossato questa settimana è Impassioned, che è quello che sto indossando in questo momento ed è famosissimo, credo si commenti da solo. Adesso concludiamo con gli smalti, a partire da quelli che sto indossando oggi, e sono rispettivamente questo azzurrino della linea 60 Seconds di Rimmel London, il numero, 801 Diamonds in the Sky, e poi questo bianco glitter di Shaka, che è il numero 102 Sugary White, ed è questo. Sono andata a rispolverare un altro smalto di Shaka, che è questo bel marroncino numero 09 Brown, e l'ho abbinato al Kiko Sugar Matte numero 638 sull'unghia dell'anulare. Infine ho utilizzato questi tre smalti, rispettivamente questo Fuchsian della serie Color Show di Maybelline New York, il numero 6 Bublicious, e poi questo rosa di Shaka, il numero 05 Barbie sull'unghia dell'anulare, ricoperto da questi glitter di Kiko, che è il mitico 271. Per cui ragazze, questo è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio, come sempre vi mando un bacione, e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao!